Ciao a tutti ragazzi, sono Maxi, benvenuti sul canale e oggi vi insegnerò a mettere il casco da pilota sopra qualunque vestito. Ragazzi, non c'è bisogno di tenere per forza la tuta da pilota. Allora, questo glitch lo presentai nella patch 1.16, ve lo ripropongo perché ancora funziona. Mi sono ricordato questo glitch e andiamo a vedere. Ho provato e funzionava ancora. Allora, innanzitutto cosa dobbiamo fare? Comprare la tenuta da pilota, ovviamente ragazzi, senza questa non si può fare nulla. Dopo aver fatto questo ci servirà una moto. Con una moto questo glitch funziona bene. Allora, una volta fatto il tutto, andiamo a inventario, accessori, e ci mettiamo su imposta casco. No, se è impostato su sì lo mettiamo su no, se è impostato su no lasciamo com'è. Poi mettiamo abbiamo il casco in pratica da, come si dice, da pilota, e noi dobbiamo impostare un casco che non è da pilota, quello più vicino al nostro, diciamo, no, a quello da pilota. Quindi che cosa facciamo? Il momento in cui andremo a salire sulla moto, noi dobbiamo prendere e muovere la freccetta verso il casco da pilota, in maniera tale che il nostro personaggio, come avete visto, rimarrà con il casco che noi abbiamo selezionato, ma nel menu interazione rimarrà il casco da pilota. Poi potete mettere ciò che volete, insomma, vi andate, vi cambiate, io metto la prima cosa che mi capita. E adesso andiamo a vedere il resto del glitch. Allora, andiamo a risalire sulla moto e vi dimostro che invece di mettere il casco che avevamo selezionato, metterà il casco da pilota, come potete vedere. Ma a questo punto ancora non è salvato, perché se noi scenderemo dalla moto non si salverà. Allora, che cosa facciamo? Io ho fatto così, però non so se funziona anche diversamente. Andiamo ad accessori, paracadute, mettiamo paracadute sì, ne scegliamo uno qualunque, andiamo a salvare la cosa, premiamo due volte quadrato, insomma, per salvare le armi, come abbiamo fatto anche prima, per muovere le armi più che altro. Una volta fatto ciò, andiamo a menu start, online, cambia personaggio, andiamo nel menu personaggi, anche se non cambiamo personaggio, anche perché non dobbiamo cambiare personaggio, rimaniamo su quel personaggio e torniamo nella nostra partita. In pratica, una volta tornati nella nostra partita, cosa dobbiamo fare? Nulla, possiamo semplicemente togliere il paracadute. Come vedete, il casco mi rimane. Io sto togliendo il paracadute perché non lo voglio, potete anche tenerlo, insomma, come volete. Il casco rimane. E il glitch è fatto, ragazzi, come state vedendo. Ho indossato il casco da aviatore sotto e ho messo qualunque vestito che voglio. Ragazzi, per questo glitch è tutto, al prossimo video. Un saluto da Maxi, ciao.